Non abbasseremo la guardia e continueremo ad essere particolarmente vigili sulla questione della refezione scolastica. Lo afferma il segretario del PD di Ragusa, Peppe Calabresi, il quale spiega le motivazioni di questo impegno. Continuiamo a ricevere segnalazioni da mamme e papà, precisa, ancora insoddisfatti per la qualità del cibo e del servizio. Qualcuno addirittura lamenta il mal di pancia dei bambini. È anche vero che il 50% dei genitori allo stato attuale ha deciso di non usufruire della mensa e tutto ciò comporta notevoli disservizi in seno alle famiglie. Molti infatti, continua Calabrese, sono costretti a prendere i bambini da scuola più presto rispetto al tradizionale orario di uscita. I dirigenti e vari istituti giustamente non danno l'autorizzazione a far entrare il cibo dall'esterno, i bambini però ad un certo orario hanno fame e quindi in qualche modo devono essere messi nella condizione di poter soddisfare la loro esigenza. Il segretario del PD aggiunge poi che il comune, come si sa, il sindaco e i dirigenti stanno procedendo alle contestazioni nei confronti della ditta aggiudicataria. D'altro canto, gli 8 giorni stabiliti nell'assemblea pubblica di mercoledì scorso sono trascorsi. Come PD quindi riteniamo, dice ancora Calabrese, che il comune debba procedere alla revoca perché si tratta di un servizio non all'altezza della situazione rispetto a quello precedente. Non abbiamo nulla nei confronti della ditta, però è chiaro che vogliamo un'amministrazione comunale che dia risposta e che risolve i disservizi che di volta in volta si vengono a determinare.